tutti guardiani e nonni, sono Rewind, bentornati sul mio canale per questo nuovo video su Destiny. Siamo qui oggi con il 13° episodio di Armi a Confronto. Ritorniamo sui cannoni portatili con il pericolo di Finnala contro la Stella di Mare e il primo episodio post-patch 2.3.0. Potete andare a vedere tutte le info e i cambiamenti apportati alle sottoclassi e alle armi nel mio canale. Siamo qui appunto con il cannone portatile delle prove di Ziride contro quello dello standard di ferro. Volevo fare il pericolo di Finnala contro il nuovo cannone portatile della regina. Però, raga, guardate voi stessi, non avrebbe senso. Sono identici e il pericolo di Finnala ce l'ho con dei perk nettamente migliori. E quindi avrebbe vinto sicuramente il pericolo di Finnala. E sarebbe stato un episodio abbastanza monotono perché appunto sono identici. Mentre andiamo a vedere due cannoni portatili differenti, perché stiamo parlando della Stella di Mare che vince per cadenza, per gittata e per ricarica, mentre perde per impatto e stabilità. Sono praticamente un cannone portatile opposto dell'altro. I perk di Stella del Mare: abbiamo mano celata che fornisce una migliore acquisizione del bersaglio, e telemetro. Mirare con quest'arma ne aumenta la gittata effettiva. Non sono dei perk ottimi, però diciamo che è un buon cannone portatile. Adesso andremo a vedere anche perché. Mentre il pericolo di Finnala, spettacolare, ce l'avevo nel deposito, non l'ho mai usato tantissimo perché preferisco la Yas Luna oppure un falco lunare, che tra l'altro è stato depotenziato. Però l'ho iniziato a usare e raga, mi stava dando veramente, è stata veramente una sorpresa inaspettata per me. Ce l'ho con fortuna nella camera, e che fortuna trovarlo così raga, perché vedete comunque che le statistiche, è un cannone portatile a bassa cadenza. Però ha un proiettile a caso nel tuo caricatore, infligge ingenti danni bonus con appunto fortuna nella camera, e poi quest'arma ottiene gittata e maneggevolezza migliorata quando la salute è bassa con il perk oppressione appunto. E poi ce l'ho con calibro ristretto, che guardate cosa mi fa fare, mi fa aumentare il caricatore, rimane a 10, non so perché, però aumenta appunto gittata e stabilità. Allora, cerchiamo la nostra rissa. Speriamo di vincere tutte e due le partite, visto che lo scorso episodio vi è piaciuto abbastanza, e quindi ci riproviamo a rivincerle tutte e due. Ok raga, mappa deriva siderale, ottima per i cannoni portatili. Useremo il nostro stregone con bomba 9 e mente d'ossidiana per avere la super, diciamo, qualche volta in più nella partita. Ho visto che i nostri avversari hanno molti cannoni portatili, ci sono tante ultime parole, un falco lunare. Quindi andremo a vedere appunto come ce la caviamo noi con il nostro pericolo di Finnala, con cui inizieremo l'episodio. Cerchiamo di far bene. Ho visto che la domanda che vi ho fatto l'altra volta, ovvero qual era la vostra arma esotica preferita, c'è stata una discreta maggioranza sul falco lunare appunto, che adesso è stato anche depotenziato per quanto riguarda la stabilità per meno 5 punti. Iniziamo malissimo, perché io parlo e poi non riesco praticamente a prendere. Dovete tenere conto che è una delle prime partite del giorno, quindi faremo abbastanza schifo. Ho messo come terziario lo Sleeper Simulant. Oddio, granata dispersiva che funziona benissimo. Ci giriamo perché qui è morto. No, eccolo qui. Dove scappi? Bellissimo, andiamo a prenderlo. Allora, raga, poste 3. Oddio, porca miseria, per pochissimo ci ha proprio ucciso col falco lunare. Tante novità alle 3. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza Sony, quindi PlayStation, perché veramente un gioco dopo l'altro. Tante, ho usato già fortuna nella camera. Ecco che figata, fucile a pompa e corpo a corpo ci ha fatto fuori. Allora, sto dicendo, tanti giochi uno dopo l'altro, poche parole, tanti fatti. Sono le conferenze migliori, dovrebbero prendere tutti secondo me ispirazione quando fanno le conferenze dalla Sony appunto. Non vedo una sega. Benissimo, abbiamo fatto una bella kill. Ricarichiamo molto veloce, ho dei guanti, quelli di Osiride, che mi permettono di caricare più veloci del solito con i cannoni portatili. Vi faccio vedere un attimo. Sono normalissimi, però aumentano la velocità di ricarica del corpo. Scusate, la velocità di ricarica dei cannoni portatili. Oddio. Raga, chi si è preso bene come me, alzi la mano. Quando hanno presentato Crash e poi in realtà esce solo la Remastered. Io mi sono preso benissimo in quel momento. Ok, qua ci stiamo continuando a uccidere a vicenda, ma intanto siamo praticamente primi insieme a Rudner. Dobbiamo riuscire a vincere sta maledettissima partita, perché è un cannone portatile che mi sta piacendo tantissimo. Sfruttiamo la granata dispersiva, in questi spazi funziona veramente bene secondo me. Una granata che mi piace tantissimo, come tutta bomba nova. È stata la prima sottoclasse che ho maxato in Destiny, bomba nova, quando creai al tempo lo stregone. Sì, perché
ho iniziato a giocare da solo praticamente, quindi non sapevo che Cantore del Sole in PvE fosse un pochino leggermente più utile di Bombanova. L'ho scoperto solo in seguito, quando ho iniziato a entrare proprio nella mentalità destiniana, chiamiamola così. Che palle. Ci sono tante ultime parole in giro. Poi noi non so perché ci sono andato di fucile a pompa, non lo faccio mai in quelle occasioni. Comunque va bene. Oddio. Oh mamma mia che schifo. Con la presa di Malok. Allora, siamo secondi. Vedo molto movimento qui. Vediamo un attimo di... Oh oh, occhio. No, no, ci viene da qua. Preso, preso, raga. Buonissimo. 86 di critico. Mi sto veramente trovando benissimo con questo cannone portatile. Adesso vediamo un attimo, che il primo ha preso un distacco inaspettato, veramente. Allora, è qua. Non c'è modo di scappare. Se ci prende... raga, che palle però. Che palle. Come ho detto nel video scorso precedente, quello su appunto la patch 2.3.0, mi aspettavo che nerfassero malamente il fucile a pompa. E non è successo tutto ciò. Però è solo quello che per adesso sta un po' rompendo le palle. Ok, questo non ha capito niente. Da quella distanza siamo superiori con un cannone portatile. Questo qui se ne va giù. Allora, sto un attimo vedendo dove arrivano, perché ci andiamo a prendere noi, no? Non ce l'hanno lasciato. Aiaiaiaiaiaiai. Niente, siamo secondi, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Una mappa strettissima. Questa... No, 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 no. Preso noi, raga. Quante kill stiamo facendo con la dispersiva? Buonissimo. L'adoro quella granata. Occhio, ce l'abbiamo sempre uno dietro. Questo è spawnato qui sicuro. Eccoti. No, no, ultima parola. Oh, incredibile. Non pensavo, eh. Ce l'avremmo fatta contro ultima parola da quella distanza. Non abbiamo i colpi. Prendiamolo da qui. Ci stiamo girando attorno io e il bomber. Ok, raga. No, che palle. Ecco, la granata laser, appunto. È bello anche fare l'episodio post-patch, perché andiamo a vedere tutti i cambiamenti. Così vi dico anche, vi faccio un riepilogo veloce. La granata laser è stata depotenziata, nel senso che non si attacca più e fa il 3% di danni in meno. Oddio. Ci ha shottato con un assalto lampo. Madonna di Dio. Ok, va bene, dai. Non è successo niente. Cioè, in realtà mi dà parecchio fastidio, però facciamo finta che tutto ciò non sia avvenuto, perché... Eccolo lì, che adesso quando si attiva la Madarco si diventa invisibili. Altro cambiamento. È molto lenta come partita, però siamo primi e quindi ci dobbiamo restare fino alla fine. Ho molta più paura per la partita di dopo contro... Buonissimo, raga. Non mi piacciono queste cose. Quando siamo in fin di vita ricarichiamo molto molto più veloce. Ok. Stavo dicendo, molto più pericolo per, ho molto più paura per la partita di dopo contro il... scusate, contro... con la stella di mare. Questo dov'è? Le belle bass. Oddio, cosa ho sprecato. Fate finta di non aver visto. Potevo anche farlo col pericolo qui. Diciamo che abbiamo fatto la nostra... No, porca miseria. Per poco, va bene. Siamo una kill avanti al secondo, che ha avuto la fortuna di prendere munizioni pesanti. Allora. No, porca miseria. Questo è il secondo in classifica, raga. Granata dispersiva lanciata malissimo. Ricarichiamoci un attimo. L'ho preso, benissimo. Non so neanche io come avevo fatto, perché gli vedevo solo praticamente la testa. Ed è la parte del corpo che preferisco colpire, oddio. No, ci ha fatto, ci ha fatto. Sta ricaricando, occhio, con fortuna nella camera. Buonissimo. Buonissimo questa kill. Siamo a 2002. Combattutissima, vediamo che adesso esce di qua. Oppure ci viene da dietro, ci viene da dietro. E ci fa. Ci fa col fucile a pompa. E va bene così. Ci ha recuperato il secondo. Partita molto molto bella. Preso noi, raga. Preso noi, incredibile, lama danzante. Ce ne manca uno, andiamola a prendere. Ci siamo, rush finale per noi.
No, 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 no. Vieni qua, no. Boom, preso così, va bene, raga. L'abbiamo vinta. Anche questa col pericolo di finale al primo tentativo. Nel senso che era proprio una delle mie prime partite del giorno. La mira non era delle ottime, però ci siamo portati a casa abbastanza discretamente. Vediamo il punteggio. Vediamo il punteggio. 23-17, buono buono. Canone portatile ottimo, che devo provare sicuramente nelle prossime prove di Osiride, perché secondo me funziona anche abbastanza bene, nonostante il nerf che hanno fatto piccolino ai canoni portatili a bassa cadenza. Adesso seleziono la stella di mare, appunto con mano celata e telemetro, e ci becchiamo appena trova la seconda partita. Perfetto raga, mappa scudo nero. Andiamo a affrontare con la nostra stella di mare. Prove di Osiride, la versione ovviamente quella tarocca, non è quella del faro. Versione gialla nera. Cerchiamo di fare lo stesso risultato di prima, se non di migliorarlo, visto che adesso ho preso un pochino di più la mano. Ha una cadenza leggermente superiore, però diciamo che mi trovo un pochino meglio col pericolo di finale, perché preferisco diciamo ragionare tra un colpo e l'altro. Non so se mi sono spiegato. Comunque, domanda di quest'oggi, visto che vi starò piacendo tanto: cosa ne sarà di Xur con Rise of Iron? Madonna raga, ma la granata dispersiva l'hanno potenziata. Che io sappia no, però boh. Appunto, cosa ne sarà di Xur ora che diciamo uscirà la nuova espansione? Inventore di esotici. Chissà se li metteranno qualche altra cosa in vendita. L'hanno diciamo migliorato col 3D Ori, ma vaffan bagno tu di là. Comunque, appunto, l'hanno migliorato col 3D Ori. Poi diciamo che è abbastanza inutile per quanto riguarda i pezzi esotici, perché li vende due. Aspettate un attimo, raga. Porca miseria. Ok. Appunto, li vende a 2,80, quindi è abbastanza inutile comprarli da lì. È meglio usare il 3D Ori e dropparli a livello luce decente, se non massimo, a 3,35. Allora, porca miseria. Sta giocando il bomber? Mi sa di no. Buono. Ciao, ciao, ciao. Tanti colpi per questo cannone portatile. Dobbiamo sparare un pochino più veloce, perché appunto no, 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 via. Vai che lo facciamo. L'abbiamo fatto, benissimo. La stiamo lanciando anche bene, c'è da dire questo. Nelle prove di Osiride non faccio mai una kill con quella granata, non so per quale motivo. Mentre qua quando registro ne ho fatte fino adesso 5-6, raga, non ho perso il conto. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo sparare più veloci che possiamo, Mi sono abituato. Vieni qua. Dobbiamo fare attenzione anche da dietro, perché magari ci arriva qualcuno. Mi ha fatto piacere parlare con qualcuno di voi e giocare insieme a voi nella settimana di Destiny. Sicuramente ci saranno altre occasioni anche sul canale per giocare con voi. Perfetto, questo qui sta giocando con l'Aculeo, che come potete vedere il veleno adesso è praticamente inutile. No, oh, eravamo dietro eravamo riparati o sbaglio? Non lo so, comunque. Appunto, ci saranno altre occasioni per giocare con voi. Mi fa veramente piacere. Magari anche nel raid, nel prossimo raid cercheremo di fare qualcosa insieme, anzi sicuramente. Oh oh. Stavolta niente. Ah, questo qui non sta giocando, benissimo. Fa 77 di critico, però che spara più veloce, quindi. Ok raga, ce la stiamo cavando bene. Tra un colpo e l'altro, buonissima la mira. Vediamo se questo non gioca. Sta ballando, grandissimo, li stiamo beccando tutti fermi. Ok raga, 850 a 570. Vediamo un attimo qui com'è la situazione. E vaffan bagno, non ci riusciamo così, ti prendiamo nell'altro modo. No, volevo usare bomba nuova, poi ci ho ripensato. Intanto sparavo e non ho mirato bene. Va bene così. Usiamo sta bomba nuova, così ce l'abbiamo subito. Mette d'ossidiana, te la fa ricaricare in un batter d'occhio. Buonissimo, raga. Entriamoci anche noi dentro qui. Porco schifo, lo prendiamo. Ok, mamma mia che smirata però, Potevamo farlo, perché non aveva neanche lo scudo quasi. Va bene, va bene. Siamo a 1195.
ci siamo comportati abbastanza bene. Ah, ci ha fatto l'arco, non ci ha preso e noi lo facciamo così, benissimo. Il bomber non... porca miseria. Credevo ci venisse addosso con l'arma primaria. Oddio, si è rianimato uno lì. Sì. Occhio a radianza, quindi siamo un attimo fuori. Buono così, l'abbiamo preso anche questo. Ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo morti anche poche volte. Senti, passi, ma forse sono i nostri. Devo comprare un paio di... un headset, raga, perché... la madanzante, raga, guardate. Mi dispiace tanto per i cacciatori perché hanno subito dei nerf anche pesanti. La madanzante però dovrebbe durare 2 secondi in più. Però è leggermente più lenta. No, questa l'ho tirata molto molto male. Abbiamo 4 colpi per farlo, no? Ricarichiamo, raga, non facciamo cavolate. Ok. Ci sono le pesanti qua dietro, le andiamo a prendere noi. Sta entrando uno. Sleeper Simulant, dai, proviamolo. Ci sta prendendo per il culo questo. Ok. Oddio, non ci credo, ci ha fatto... Raga, che schifo, perché ha deciso di mettere st'arma oggi? Vabbè, così, a random. Ho detto, boh, proviamola con i bomberissimi. Preferisco ovviamente in PvE. Lì fai gran danni, raga. Questo vuole sicuramente saltarci da lì. No, c'è le munizioni pesanti. Ed anche in una buona posizione. Dobbiamo cercare di ucciderlo lì, eh. Ok, dai. Abbiamo quasi bomba nuova di nuovo, una mezza kill. E poi potremo riusarla. Porca miseria, vieni qua. Ok, raga, l'abbiamo fatto scomparire nel nulla. No, porca miseria, ho finito le muni. Lanciamo questa? Benissimo, benissimo, ci è andato praticamente sopra la nostra cavia, il nostro bersaglio, ok. Non voglio usare bomba nuova per prendere questo. Ah, porca miseria, era meglio. Era meglio di sì. Che tra l'altro il secondo in classifica. Potevo fare decisamente meglio, raga, lì. Abbiamo iniziato a sparare prima noi, però ho mirato veramente, veramente male. Ok. Sgamiamo kill. Facili. Oddio. Porca miseria, raga. Che felata. Anche lui però non scherza, eh. Mamma mia, ne ha sprecati due, ce l'aveva di fronte con pistola d'oro. Meglio così. Decisamente meglio così, potevo farlo prima che attivasse pistola d'oro, mannaggia a me. Oddio. Morto male. Ok, granata e 2 colpi di cane portatile per sistemare la situazione. Perfetto. Manca pochissimo, siamo 2200. Vaffan bagno a te. Porca miseria. Ci fa sempre comunque il secondo in classifica. Cerchiamo di vincerla proprio uccidendo lui per ultimo, dai. Tipo, ecco, è lui. Non ci ha visto. Io non so, raga, se il radar non lo guardano mai. Cioè io guardo più il radar che... No, che il gioco. Non l'abbiamo preso. Non ci credo, raga. Come ha fatto a non morire con un corpo a corpo di quel genere? Adesso me lo dovete spiegare. Sta laggando tutto. Sta laggando tutto in un modo incredibile. Oddio, cosa sta succedendo? Con calma. Non ci facciamo prendere al panico solo perché c'è gente che si teletrasporta senza motivo, dai. Raga, invece di bilanciare tutto, perché non aggiustano i server, porca miseria. Buono così, con mano celata. Abbiamo un leggero... Oddio, no. Via, 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 via. Se no ci crepiamo. Niente, niente, niente. Va bene così, dai. Ci manca praticamente un assist. Siamo a metà super.
ci hanno fatto il pugno, adesso si stanno sfogando malissimo i bomberissimi. A noi appunto ci manca un mezzo assist, cerchiamo di portarla a casa perché mi sto decisamente rompendo le scatole a non riuscire a far l'ultima. Dai. Questo è dietro. Sei qua. Con calma, raga. No, niente, niente, via, via, via. Perfetto, l'abbiamo vinta così. Con calma. Adesso mi vado a prendere questo. E questo ci fa il pugno così a random. La frustrazione, secondo me, di FaZe. Ne abbiamo vinte 2 su 2 di fila. Incredibile. Andata molto bene con i cannoni portatili. Mi trovo benissimo. Andata anche meglio dell'altra partita, raga. 1,71 di rateo. Strana moneta, praticamente inutile perché non ho bizzeff. Ne ho 500 circa, non lo so. Comunque non le uso più, se non per comprare punti 3 di ori. Quindi, ricapitolando, abbiamo vinto tutte e due le partite. Io, prima di chiudere, vi voglio far vedere questa immagine, che sarà il prossimo episodio di Armi a Confronto, con la copertina a metà, perché c'è la presa di Malo, come potete vedere, alla vostra sinistra, che ho appena droppato, e quindi farò questo benedetto episodio con la presa di Malo, mentre la seconda arma dovete sceglierla voi. Quindi ben due domande per voi, sfogatevi nei commenti, ditemi appunto cosa ne pensate di Xur, e ditemi, soprattutto consigliatemi l'arma da fare nel prossimo episodio contro la presa di Malok. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se vi va. Ci vediamo in un prossimo video. GG da Rewind. Like a bad magic, I can't.